Giorgia, devo dire che mi sono arrivati sul telefonino molti messaggi di ringraziamento, insomma, grandi complimenti, per carità. Ci sono anche messaggi un po', diciamo, un po' così intimi di ragazze che dicono che mi vogliono sposare. Ci sono ragazze che mi corrono appresso col materasso, a dire la verità. Sono veramente esagerate. Perché il programma piace e di questo ne sono contento, a dir la verità. Ma io vi volevo parlare proprio dell'oggetto, insomma, di cui oggi noi non possiamo fare a meno, di questo, il telefonino, no? La nostra scatola nera, l'abbiamo detto più volte. Voglio parlarvi della sua utilità, ma anche della sua pericolosità, perché per carità è stato detto tutto, però se siete fidanzati o sposati, questo è veramente importante. Attenzione, negli ultimi anni questo oggetto, diciamo così, ha aiutato tante coppie ad incontrarsi, a fidanzarsi, addirittura a sposarsi. È talmente alta la percentuale di coppie che stanno insieme grazie al telefonino, che ultimamente la formula del matrimonio è cambiata. Il prete dice: nessuno osi separare ciò che il telefonino ha unito per sempre. Scambiatevi un messaggino di pace, così tutti quanti lì a mandarsi un messaggino. Dice: vabbè, ma allora qual è il problema? È che il telefonino, come unisce, così può separare. Molte unioni sono saltate per colpa del telefonino, perché lei o lui hanno letto i messaggini dell'altro. Adesso io, per carità, non sono certo un esperto, però vi vorrei dare un consiglio. Oggi, cari traditori, non si può più fare, non si può più tradire, è finita. Ne dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo prenderne atto, è impossibile, tecnicamente impossibile. È finita, amen, via, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scordammo ciò cornuto, non potimmo più pazzia. Questa è, basta, è finita, adieu, au revoir, basta. Dice: ma Brignano, ma cosa dici mai? Vi faccio qualche esempio. È notizia dello scorso dicembre che una ragazza americana degli States abbia chiamato il suo fidanzato prima di andare a letto per accertarsi, insomma, che stesse bene. Lui stava fuori casa per lavoro. E allora lei: amore, ciao, come stai? Hello, why you want? Sai, gli americani: oh, honey, I miss you, mi manchi molto, mi manchi tanto. Dove sei? Oh, my darling, I'm jogging. Insomma, sto lavorando qua, sto facendo. In America, tutti in americano, bravissimi tra le altre cose, parlavano un americano perfetto. E quindi dice: beh, allora, amore, che fai, amore? Sono molto stanco, my darling. I'm going to bed. Vado a dormire. See you tomorrow. Domani have a bad day. Come di Tayago, nama se ne a dormire. Ciao, ciao, non ti disturbo più. Buonanotte, good night. Ciao, honey. I miss you, I miss you a lot. Attacca. Oh, e ha attaccato. E si sono messi a dormire, o meglio, lei si è messa a dormire tranquilla. Ma siccome loro avevano comprato gli smartwatch sincronizzati, a lei alle 3:30 di notte, in piena cecagna, stava così e è cominciata a vibrare per braccio. No. Perché lei aveva inserito il Fitbit, cioè quello che monitora l'attività fisica di entrambi. Si è messa, si è svegliata, oh my God, con sto braccio qui. Si è messa a leggere e c'era scritto: oh, good, hai appena consumato 500, pure l'orologio parlava americano, 500 calories, 500 calorie. E dice: come cazzo, sta a dormire, come faccio a consumare le calorie? Quindi è andata a controllare il suo battito, stava 80 battiti. Dice: ma avessi fatto, se è sbagliato, fammi controllare quello del mio amore.
il suo Mori stava a 150 battiti al minuto. Cioè, come c'è qualcosa? 150, ma è a rischio infarto, preoccupata, prende subito il telefono, lo richiama. Amori, Amori, che è successo? What's up? Cosa fai? Stai prendendo coccoloni? Ti chiamo ambulanza da qui, vuoi che chiamo ambulanza 119, 119, sai che cazzo, la 991, la faccio dall'Italia al 113, vedrai, quando arriva, la fa, vuoi? No, no, sto benissimo, ah! Così. Tana libera tutti, beccato, affondato, come si dice in americano, chi sta dietro e chi sta avanti, faccio Tana a tutti quanti. Dice, vabbè, però Brignano, questo è un caso raro. Sì, in effetti è un caso raro, ma non è l'unico. Attenti anche a Google Maps. Dice, vabbè, ma Google Maps è una app innocua. Che cosa? Google Maps è innocua? Sì, sì, serve solo a vedere quanta strada devo fare, quale devo fare, se ci sono ingorghi. Sì. Google Maps, attenzione a usare il segnaposto. Sai quando tu vai in una località poi segna posto, è quella sorta di freccetta rossa su un punto, no, geolocalizzato della Terra. Ma se tu digiti lì, c'è a un certo punto una fotografia piccola. Ecco, in Perù, un ignaro marito cercava una strada. Si è messo lì a cercare la strada, ha allargato la foto, che è lo Street View, così, e ruotando il cursore di 260 gradi, a 261 ha notato, quella foto ingrandita su tutto il telefonino, ha notato lì in un angolo, vicino a una panchina immortalata, vicino a una macchina parcheggiata un po' nascosta, una coppia in atteggiamenti teneri, aggrovigliati, così, ha allargato, curioso, ha allargato, diciamo, il più possibile la fotografia. Mo, per carità, i visi erano un po' oscurati, non si vedevano l'uno contro l'altro, ma lui ha riconosciuto comunque la moglie per come era vestita. Chiaramente la cosa incredibile non è tanto la capacità dell'applicazione di individuare attraverso un satellite in orbita una coppia che pomicia su una panchina che sta a 35.000 chilometri di distanza in Perù. La cosa incredibile è che il marito si è ricordato come era vestita la moglie la mattina prima di uscire da casa. Questo è incredibile, perché come si sa i mariti hanno una memoria del pesce rosso, la vedono e si dimenticano pure se si è fatta la tinta ai capelli. Nonostante tutto questo, i mariti, per tradire con i telefonini, sono i più incapaci e ostinati. Insistono, sono capoccioni, continuano ancora a provarci, dovrebbero mettere le mutande al chiodo. Loro veramente usano tecniche antisgamo. Per prima cosa l'uomo che tradisce, il marito che tradisce, quando c'ha un movimento, diciamo, mette il codice di sicurezza. Lì sei proprio un imbecille, perché se fino adesso, 20 anni di matrimonio, non l'hai messo, adesso lo metti, veramente, vuoi morire. Poi lui insiste ancora e fa un'altra cosa per anomala, oltre a mettere il codice di sicurezza così, toglie le notifiche, sai i banner che appaiono con tutto il messaggio? Cioè io, capirei, mica so Cacini, io, a me non la si fa, io lo tolgo. E certo, toglilo, sì, togli la soneria, togli, sì. E quando sei a casa, sì, per eccesso di zelo, tu uomo traditore, metti il telefono a pancia in giù. Sì, è tutto inutile. Caro amico, è tutto inutile, anche se tu ti sei ricordato di cancellare i messaggini, anche se ti sei ricordato di cancellare le fotografie, la chat, anche se ti sei ricordato di cancellare la cronologia, la geolocalizzazione, se ti sei dimenticato non sia mai di aver fatto la sincronizzazione del telefonino con gli altri dispositivi, è finita, perché tra telefono, computer e tablet è tutto un cavolo.
mentre tu stai al lavoro, in ufficio e magari ti messaggi con l'amante, tua moglie da casa con la mano destra legge le conversazioni comodamente sdraiata sul divano, con la mano sinistra mangia le popcorn e con l'altra mano chiama l'avvocato e ti sta a levare la casa al mare subito, alla prima interurbana, e tu manco lo sai. E se non sono i messaggi o le app a fregarvi, cari uomini, sono le telefonate. Ma noi maschi, siccome pensiamo di essere furbi, ci abbiamo una costola in meno, abbiamo memorizzato il nome dell'amante, questo gran pezzo di questo gran bus, il nome dell'amante, con un nome da maschio. Siccome però l'amante c'ha le fregole, perché le amanti, sai come sono fatte così, c'hanno le fregole, ti devono chiamare quando tu gli hai detto non mi chiamare, quell'ora, sto a casa, non mi chiamare, chiamami domani, alle 7, ma non alle 9 di sera, alle 10. Quindi succede che dalle 9 in poi, tipo anche adesso, è rischioso. Perché tu metti, arrivi a casa, ciao, come stai? Metti il telefono a pancia, cioè metti magari in peso sopra, lo nascondi col nastro, metti la gomma piuma per non far sentire, ma ti sei scordato la vibrazione. Lei, l'amante, oddio, me lo chiamano sì, e ti chiama. L'uomo fa finta di niente, si guarda la partita, alza il volume, capito? Si vede malattie imbarazzanti, si vede i brufoli che schizzano. Madonna, però quanto è interessante questo. E la moglie che sta a fare i piatti, te vibra il telefono. A me? Che c'ho il telefono? Sì, questo è il telefono tuo. E che mi sta a vibrare? So 2 ore che sta a vibrare. Vibra e cammina, è iniziato a vibrare in cucina, adesso sta al bagno, è il tuo. Controlla un po'. Controlla, vedi? Ma chi può essere a quest'ora che mi chiama? Questo fastidio, guarda, la gente è veramente senza rispetto. Controlla, vedi chi è? Rispondi, no? Vabbè, rispondo, che è? Allora, chi è, amore? Chi è? Fa vedere. Alicio, sì. Alicio. E chi è Alicio? Come chi è Alicio? Ah, amore, Alicio, dai. E chi è? Che nome è Alicio? Appunto, che non è... Alicio è un amico mio, ma il vero nome non è Alicio, è Licio. Solo che siccome abita lontano, io lo chiamo Alicio. Quando sei Alicio, dai. Ma chi? Oh, amore, io l'ho memorizzato così. Alicio, dai. Non lo conosco, amore, Alicio, Alicio, eravamo così, Alicio, è del paese, Alicio del paese, Alicio, chi? Alicio, quello che vende l'olio, Alicio, c'ha casa piena d'olio, Alicio Sott'olio, dai, che lo conosci, guarda, mi chiama perché mi vuole appioppare qualche litro d'olio, ma io adesso lo cancello, io rompo il telefono, lo spacco il telefonino, Alicio, mi ha ammazzato, dai sgraziato, affoga dentro l'olio, non si chiama a quest'ora, te l'avevo già detto. E così ti puoi salvare, rompi un telefono a settimana, però vita coniugale ancora salva. La cosa però più preziosa dopo la chiamata, quella che veramente fa venire i brividi sulla schiena al solo pensiero, è la videochiamata, perché oggi si può fare la videochiamata. Se ti arriva la videochiamata, è finita la partita, amico mio. Ciaone, au revoir, addio a tutti i traditori del mondo. Con la videochiamata è finita, guerra persa 3-0 a tavolino, è finita con la videochiamata, non scampi. Perché se te videochiama tua moglie, non sia mai, tu non puoi più mentire, non ti puoi inventare niente, non puoi dire di stare in un posto o in un altro, perché lei lo vede attraverso la videochiamata che tu non stai lì, ma stai da un'altra parte. Perché se per esempio tu gli hai detto di stare in ufficio, tra le scrivanie e le fotocopiatrici, e invece stai con l'amante da un'altra parte nella spa, e lei te videochiama,
alle 6 del pomeriggio e tu sei pieno di creme, depilato. Che fai? Cazzo, ma sta videochiamata. E mo, nasconditi. Nasconditi te. Che devo fare? Che devo fare? Se vogliamo che quando sono stupido. Nasconditi, ma nasconditi. Io già ho perso la casa al mare. Nasconditi. Non c'è più niente da perdere. Nasconditi. Dimmi. Ma perché? Che cosa è successo? Il servizio un cane? Sì, moto. Nasconditi. Tamara, nasconditi, come ti chiami? Samantha, come cazzo? Amore, nasconditi. Mi sta videochiamando mia moglie. Ecco, se lei ti chiama, lì o tu c'hai un amico scenografo che prima di partire ti ha fatto un fondale con le bretelle con dipinto dietro l'ufficio e le fotocopiatrici, ti puoi salvare. O rispondi, e questa è una tecnica che vi consiglio a quelli che ancora non hanno un amico scenografo, rispondi col telefono attaccato qua. Ciao! Ehi, hey, ciao! Amore, amore della mia vita! Mi vedi? Mi vedi? No, non ti vedo! Ma che c'è? Vedo solo un grande brufolo. No, io ti vedo benissimo. Ma che è un bobone? No, amore, no, è che sto qui in ufficio, purtroppo mi hanno cambiato scrivania, lo spazio è piccolo, veramente sto troppo appiccicato. Mi vedi? Sì, ti vedo, però, oddio, ma sei tu? Sì, amore, sono io. Oppure se, diciamo, c'hai la pelle troppo grassa e, insomma, e non rimane che unire i brufoli e fare uscire, che ne so, un disegno, allora c'è un'altra tecnica, ti devi giocare la carta estrema, cioè diciamo l'espediente degli espedienti. Quando ti videochiama tua moglie e tu stai veramente in braghe di tela, cerca uno sfondo neutro, tipo le scale, fai un bel respiro, sciogli un po' la lingua, l'orologio del generale. Una birbaula, e poi rispondi. Pronto, amo. Come stai? Tu? Niente qua, che. Niale? Allora, io. Ufficio. Tutto bene? No, tu vuoi fare? Tanti, io ti amo tanto! E allora finisce tutto.